Ragazzi, queste sono le nostre Love Surprise Super Hero. Fanno un casino. Sing a favorite song. Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Chloe e benvenuti in questo nuovo video di unboxing. Siccome io voglio aggiungere nuovi LOL nella mia collezione di LOL Surprise, infatti, io ho deciso di comprare queste LOL Surprise Boys, a parte questa, Arcade Heroes! È bellissimo, ovviamente. E questa è l'unica femmina della collezione. Io non ci posso credere. Come vedete nella scatola ci sono tutti i pezzi da guardare, come qua. Ci sono tutti questi del lollino. Però non è quello che dobbiamo trovare. Noi qua abbiamo 15 sorprese. Qua abbiamo una specie di controller. Come vedete addosso al lollino c'è i pezzi dei vestiti dei eroi. Che bellissimo. Ci sono anche dei livelli. Chissà se c'è anche la carta. Adesso apriamo perché sono super gasata. Apriamo e... Oh, oh, wow! Guardate qui ragazzi. C'è il lollino mascherato. E qua abbiamo una bustina. Che cosa c'è dentro? Boh. Bene, tiriamo fuori e guardiamo dopo cosa c'è la sorpresa. Bene, bene e bene. Oh, qua c'è una serratura. Forse si inserisce la moneta. Volete vedere? Oh yeah. Forse qua c'è dentro la moneta. Vediamo. Sì, ragazzi, c'è proprio la moneta. Guardate, ragazzi, che bello. Questa scatola è meravigliosa. E qui c'è scritto LOL Surprise Arcade Heroes. E qua c'è tutta la collezione. Che bello. Wow. Adesso proviamo ad aprire con la monetina. Wow, si apre. Guardate che bello! Ma ah, si toglie, ok. Se si toglie qua, non vi preoccupate, si può rimettere. Non ci posso credere. Tiriamolo fuori. Olè! Wow! Dobbiamo tirarlo assolutamente fuori. Ma guardate qua dentro cosa c'è. La sua carta d'identità, ovviamente. Lui da normale si chiama Buddy Bro. E bro, come va? Lui da normale è anche livello 7, di pizza 6, molto goloso, di felicità 9 e di monelleria anche qua 9, molto monello. Poi da supereroe si chiama Chaos e lui è livello 9, carica 7, forza 6 e di... cos'è questa? Una bomba che è esplosa. La cosa che esplosa a 9. Wow. Molto monello comunque. Cioè, monelleria 9. Vediamo la checklist. Questa sarebbe la checklist, giusto? Ok, sì, è proprio la checklist. Qua dietro c'è tutta la collezione. Wow. E ora giriamo. Qua nella checklist abbiamo lui. È più bello da cartoon. Però è bello anche così. Adesso liberiamolo, non vedo l'ora. Beh, anche lui secondo me non vede l'ora. Oh, oh, oh. Guardate ragazzi, che bello. E guardate anche la differenza tra i vestiti da eroi con una lollina. Oh, wow. È molto più alto di lei. Wow. Tanto poi gli togliamo l'armatura e diventa un normale lollino. Che bello! Bene, bene. Ora vediamo togliendogli l'armatura. Però ragazzi, i vestiti si tolgono, come vedete, si staccano per toglierli meglio. Olè! Vedete?
Ti abbiamo scovato! Eccolo qua, senza braccia, robotiche. Ed eccolo qua, altissimo. Ragazzi, mi raccomando, non dovete mai perdere i pezzi, perché senza pezzi non potrete più giocare. Cioè, ci potrete giocare, solo che i pezzi del costume non saranno proprio così tanto belli da vedere senza un pezzettino, no? Io devo stare anche molto attenta, pure io. Ho veramente tanta paura di perdere i pezzi. Guardate, ragazzi, quanto è bello! Adesso è diventato piccolo, perfetto, è un lollino normale. Ma a proposito, dove sono i suoi vestiti? Perché non ce li abbiamo qua? Allora, io prima avevo notato una cosa qua che girava. E come vedete qua c'è il videogioco, qua puoi scegliere i tuoi personaggi, ma comunque i personaggi sono sempre qua. Guardate, vedete qua, c'è lui contro lui, wow. Poi qua posso tirare, ed ecco qui le sorprese del nostro LOL. Ok ragazzi, guardate, sto togliendo e spero di non star rompendo la carta qua, perché la voglio tanto conservare. No, 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 lo sto rompendo. Vabbè, non importa. Resta sempre un gioco, no? Perché se è un gioco, è un gioco. Bene, bene. Abbiamo aperto qui. E abbiamo qua i vestiti del nostro lollino. Però guardate una cosa. Lui qua le mutande che si tengono sotto al costume. In realtà le dovete togliere. Vediamo se gli stanno larghi oppure no. No, non gli stanno larghi. Se c'erano le mutande sarebbe stato un casino. Mettiamole anche sta felpa. Oh sì, da quanto tempo non faccio unboxing di questi LOL. Perché io da tanto tempo non faccio video con LOL maschi. Perché io faccio sempre con LOL femmine. E finalmente almeno un maschio è venuto. Bene, bene. Abbiamo anche qua questa sorpresa e bam! Oh, che puntito! Olè, ragazzi, abbiamo qui le scarpe Biberon. Boh, che è? Un libro, bene. E basta. Guardate che Biberon! Ma quello che sta indossando lui e quello che ha lui. Bene, togliamo questa carta. E abbiamo qua il libro e il biberon. Libro, come lo tiene? Ok. E qua il biberon per conservarlo. Ebbene sì, abbiamo qua il lollino supereroino. Bene. Peccato che non è notte, perché così mi posso trasformare davanti a voi. Wow. Bene. Ora si apre un altro lollino. Ebbene ragazzi, noi abbiamo aperto il lollino e adesso tocca alla lollina. Apriamola! E bam! Oh no, ho rotto la scatola! Abbiamo qua la nostra sorpresina e prendiamo la nostra monetina, senza non possiamo aprire la nostra LOL. Wow! Sempre la pizza qua. Apriamo e bam! Ok, si toglie qua. Ok, abbiamo qua la nostra lollinetta. Ok, tolta. È molto pesante questa, oh mamma. Bene, bene, qua abbiamo la checklist che abbiamo già visto prima. Wow, che bella! Allora, lei da normale lollina si chiama Infinity Queen. Wow, infinita regina sarebbe, vabbè. Lei da così è livello 8. Lei è una bellissima golosona, 4, vabbè, meno golosona di lui. Di felicità è 7, di brillantezza è 8. Lei da così è livello 10, carica 8, forza 4 e infinità 7. Wow, lei si chiama da così Starling. Starling! Bene, Starling, ora ti liberiamo.
Ok ragazzi, liberiamola. Oh no, l'armatura si è tolta! No, l'armatura si è tolta ragazzi! Com'è possibile? L'abbiamo appena aperta e l'armatura si è tutta scombinata. Vabbè, rimettiamolo dopo. Perché mai? Ok, togliamo il casco. Olè! Ok, si è tolta. No, vabbè ragazzi, è bellissima. Cioè, guardatela, i suoi capelli mezzi viola e mezzi lilla, che fanno un effetto bellissimo questi lilla, anche questi viola. Il trucco è bellissimo. No, il colore degli occhi è glitterato. La unica femmina della squadra è super glitterata. Wow, è super magnificosa. E vediamo i vestiti. Mi sa ragazzi che qua devo schiacciare, perché non riesco a prenderlo. Addio, bellissima figura. Comunque lei è contro lui. Wow. E... ok, l'ho schiacciato. Mi dispiace però, è molto bello. Oh mamma mia, guardate. Wow, il vestito è magnifico. Continuiamo a prendere le sorprese. E qua ci sono le mutande metallizzate blu. E qua lo zaino. Qua lo zaino rosa. Wow. Ebbene, andiamo a vedere ora le sorprese che rimangono qua. Le scarpe e il biberon, giusto? Andiamo! Olè! Bene, bene! Wow, il suo biberon è magnifico! Galactic Punch! Wow, lei sì che è galattica allora! E vediamo qua. Wow, lei non ha le scarpe, ha gli stivaletti. Wow, metallizzati. Sono bellissimi i costumi, addirittura anche i vestiti. Ragazzi, eccola qua, super bella e fashionista. Qua il suo biberon, vestito e scarpine metallizzate. I suoi capelli proprio sono molto belli, orecchie da panda. Ebbene, adesso tocca a lui. Perché dico ebbene? Ebbene. Ora è l'ultimo lollino da spacchettare. Quindi andiamo, supereroi! Si spacchetta! Wow! Ecco qui il nostro lollino. Allora, dov'è la sorpresa? Non è qua. Dov'è la sorpresa? Ma non c'è la moneta, com'è possibile? Ogni singolo LOL di questo Arcade Heroes ci dovrebbe essere la moneta. Ma in questo momento non c'è. Perché non c'è la moneta? Vabbè, almeno ne abbiamo due. Se non ce ne avessimo neanche una, sarebbe la fine. Non avremmo più a LOL. Ecco qua. Ah, sono nella stessa misura, per fortuna. Se no non avremmo potuto mai più aprirlo. Ebbene, abbiamo qua il nostro lollino. Vediamo la sua caratteristica. Allora, lui da così si chiama VR Dude. È una specie di golosone perché ha 7 pizze, wow. E poi 5 di felicità, wow, è una specie di gamer, 9. Livello 5. Cyberg, wow, livello 7. Carica 8, forza 4 e di velocità 10. È un bellissimo wow. Secondo me lui ha il costume più bello di tutti. Ma guardatelo che bello! La particolarità più... stai calmo. La particolarità più bella di questi costumi LOL è che stanno in piedi da soli, ragazzi. È troppo bello. Ora smontiamo tutto. Sarà una incapacità impossibile. Guardate che piccino! Sono un supereroe, super mod. Ok. Olè. Olè. Mi manca solo il casco e abbiamo fatto. Olè. E voilà! È libero. E wow! Ragazzi, secondo me lui cambia colore, perché da così si vede una piccola scritturina che non riesco neanche a leggere. Vediamo la checklist, secondo me sono cambia colore i maschi. Ah sì, lui cambia colore, sì.
Vediamo dopo con l'acqua fredda. Voglio provarle per la prima volta nel vlog un lollino che cambia colore con l'acqua fredda. Ma comunque, apriamo i suoi vestiti. Come vedete qua c'è lui contro la tigre. Wow! Olè. Sono veramente molto molto curiosa. Vediamo poi anche le cuffie, ora vedrete come sarà bello. Questo è il stile del nostro lollino, da proprio e vero proprio gamer. In realtà io sarei più brava di lui a giocare a Fall Guys. Abbiamo fatto una partita insieme, ho vinto 5 volte e io sono arrivata alla corona. Invece lui, no. Sto scherzando, non ho mai provato a giocare con lui. Ma comunque, adesso voglio vestirli tutti perché voglio farli conoscere benissimo. In realtà loro si conoscono già. Faranno una specie di avventura adesso. Facciamoli parlare un pochino da supereroi. Facciamo finta che è notte. Bene, bene. Trasformazione. E... eccoli qua, belli trasformati. Adesso, prima mi hanno detto che vogliono dire una cosa tra loro in una guerra che hanno fatto l'altra volta. Facciamoli parlare. Li metto a posto io perché sicuramente sono molto stanchi. E poi con questo costume non riusciranno neanche a muoversi. Chissà, comunque li sposto io. Bene, bene, ora parleranno. Ragazzi, nella battaglia che abbiamo fatto l'altra volta sono solo io la più forte. Non è vero, noi ti abbiamo aiutata e ho fatto di più io che voi due. E anche gli altri della nostra squadra non fanno un fico secco. Dai ragazzi, lo sanno tutti che il boss sono io, non voi due. Sono stato io il più bravo a combattere e fare tutto. Tu non pensavi che fare altro gamer. E te, signorina, non pensavi altro che mangiare la pizza. Allora perché non facciamo una sfida di poteri? Chi è più forte sarà il vincitore. Va bene, noi ci stiamo. 3, 2, 1. Ragazzi, queste sono le nostre LOL Surprise Super Hero. Fanno un casino. È il momento di salutarci perché sennò combinano altri guai. Sennò distruggono tutto. Quindi, se vi è piaciuto tantissimo questo video, per favore mettete un like solo perché mi sono sporcata così tanto. E poi iscrivetevi anche al mio canale cliccando la campanellina. Ding! E noi ci vediamo alla prossima con una nuovissima avventura. Ciao! Mua!